Ciao ragazzi, oggi parliamo di... Fil con due rullanti. Oggi vi voglio mostrare dei trucchetti per suonare fil interessanti con due rullanti senza dover avere chissà che tecniche e velocità pazzesche. Quindi questo video praticamente è per qualsiasi tipo di batterista. In realtà poi questa cosa che vi vado a far vedere oggi non è che si possa fare solo con due rullanti, possiamo fare anche ad esempio con rullante timpano, con timpano e Charleston, possiamo farlo un po' come vogliamo. Ma a me questo tipo di fil piace farlo principalmente tra due rullanti, come vi farò vedere adesso, ma tra una parte del video e l'altra invece mi piace molto ricordarvi di iscrivervi al canale. Iscrivendovi al canale, cliccando sulla campanellina che c'è di fianco, mettendo mi piace, commentando, dicendo cosa ne pensate di questo video e inoltre andando sui miei social, Instagram e Facebook, perché lì posto anche cose eccetera eccetera eccetera, mi permettete di crescere, mi permettete di fare cose più di qualità, mi permettete di fare cose. I due rullanti che andrò ad utilizzare oggi sono il mio solito Tama Starphonic in ciliegio, quindi con un suono un pochettino più caldo da 14 pollici, e questo che non si vede ma dopo lo vedrete meglio è uno Yamaha in metallo, quindi con un suono molto molto più secco e più freddo da 10 pollici. È molto importante a mio parere utilizzare suoni completamente diversi. Se usiamo per fare questi fil dei suoni simili non vengono molto bene. La cosa interessante secondo me è proprio avere una differenza di suono, una differenza di intonazione, una differenza di tutto praticamente molto grande tra i due tamburi che andremo ad utilizzare per questi passaggi. La tiro un po' su perché non si vede niente. Ovviamente non è l'unico modo di fare i passaggi, ci sono tanti modi di fare i passaggi, ma uno di quelli che mi piace di più e quello che vi voglio spiegare oggi è quello di fare dialogare i due tamburi, oppure comunque fare dialogare le due parti della batteria. E dialogare significa far fare un discorso tra virgolette ai due tamburi in modo tale da pensare proprio la cosa come un dialogo normale tra due persone. Ok, non avete capito, ma è tutto normale, tranquilli, adesso vi spiego bene come funziona il tutto. La cosa più semplice a mio parere è quella di suonare lo stesso fil con tutti e due i rullanti. Ad esempio, se noi vogliamo fare un fil che dura una battuta, cioè 4/4, possiamo dividere la battuta in due e fare 2/4 su un rullante e 2/4 su un altro rullante. In questi 2/4 possiamo decidere di fare la stessa cosa oppure fare cose diverse. Se facciamo la stessa cosa dovremo andare praticamente a copiare la prima parte di quello che facciamo sul primo rullante per poi andarla a rifare sul secondo. Oppure possiamo anche decidere di fare cose diverse, quindi faremo sempre 2/4 su un rullante, 2/4 su un altro rullante, ma stavolta improvviseremo. Detto questo, però, per adesso abbiamo fatto sempre solo una battuta di passaggio. Se vogliamo fare ad esempio due battute di passaggio, possiamo sempre, volendo, fare una frase da 2/4 su un rullante e ripeterla sull'altro rullante, ma stavolta dovremo farla per due volte, quindi frase da 2/4 su un rullante, frase da 2/4 sull'altro rullante e poi di nuovo frase da 2/4 su un rullante, frase da 2/4 sull'altro rullante, perché così andiamo a fare tutte le due battute complete. Oppure, se non vogliamo fare la stessa frase come vi dicevo prima, possiamo sempre dividere 2/4, 2/4, 2/4, 2/4, ma andando a improvvisare. Vi faccio vedere prima facendo la stessa cosa e poi andando a fare cose diverse tra i rullanti.
oppure infine fill a caso, cioè non è che dobbiamo fare un fill sul rullante da ripetere sull'altro rullante per due quarti, pensare a quanti colpi da su uno, a quanti colpi da sull'altro, ma possiamo fare un po' quello che vogliamo in generale all'interno della battuta, all'interno di due battute. Quindi possiamo fare 30.000 note su un rullante e farne due sull'altro, oppure far note veloci su uno, far note lente sull'altro, oppure che ne so, si può fare quello che si vuole, improvvisazione completa. Adesso vi faccio sentire un po' di esempi. Come al solito vi consiglio di fare o tre battute di ritmo e una di passaggio, come in questo caso, oppure fare due battute di ritmo e due battute di passaggio, in modo tale che in tutti e due i tipi di esercizi comunque rimaniamo sempre con il ciclo di quattro battute. Quindi in generale questo è, può essere usato nei fill come ho fatto oggi, ma può essere usato anche nei soli di batteria, vengono dei soli di batteria fighissimi perché è molto molto musicali, se pensiamo a questa cosa del discorso tra virgolette tra due tamburi. La figata è che non serve per forza avere una tecnica pazzesca, questi tipi di fill lo possono fare sia i bambini di 7 anni che hanno cominciato a suonare da poco la batteria, sia quelli super esperti. Ovviamente il suono, cioè il fill che si suonerà, sarà completamente diverso se lo suona uno o se lo suona l'altro, ma comunque l'idea è sempre la stessa. Quindi io con questo direi che la posso finire qua. Se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta questa idea di fill, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e lasciatemi un mi piace. Se non siete iscritti a questo canale, come vi ho già detto prima, iscrivetevi, mi raccomando. E noi ci vediamo al prossimo video. Attenzione al prossimo video, quello di domenica, perché centrerete proprio voi. Ciao.